Beh, mi sto rilassando un po' dopo l'elezione a consigliere comunale a Taranto. Ho detto, beh, mi faccio una passeggiata a Lizzano, tanti amici, e sono stato sia la mattina sia il pomeriggio, un po' di mare, bell'aria. E la cosa strana, qui mi trovo in piazza Matteotti, vedete ora la sera com'è bello, c'è una nota gelateria Matteotti, qui ci sono i tavolini e quindi la gente sta comoda, i bambini possono giocare, proprio perché questa stradina è nelle ore serali, pomeridiane serali, interdetta al traffico. Viceversa, la mattina, stranamente, misteriosamente, l'amministrazione Doria con la sindachessa Doria hanno deciso appunto che qui ci deve essere il transito delle auto. Io mi domando, dottoressa Doria, io stamattina ho fatto colazione e mi trovavo le auto che passavano, i gas di scarico, i bambini che non stavano in sicurezza perché passando le macchine rischiano di essere investiti. Beh, mi domando, è una piccola strada, che necessità c'è di tenerla aperta al traffico la mattina? Che fastidio, da mica stiamo parlando di un'arteria chissà di quale, del grande raccordo anulare di Roma. Sono veramente esterrefatto. Dovreste ragionare un po', pensare meglio prima di prendere certe decisioni che poi si rivelano dannose per l'intera collettività, per i turisti. E le parlo, dottoressa Doria, da collega amministratore, perché ora sono consigliere comunale, quindi non parlo nella veste di giornalista, anche di giornalista, ma nella fattispecie da amministratore. E con queste scelte l'amministrazione Doria penalizza i commercianti che già a fatica sono usciti dalle conseguenze del Covid e invece avrebbero bisogno di incentivi, di aiuti, non certo di restrizioni e di ulteriori penalizzazioni. Non fate, cercate di rimediare a certe scelte insensate e dannose. Forse, sicuramente, Lizzano merita un altro sindaco migliore di lei.